Bagar in consiglio comunale, il sindaco Persiani chiede il ritiro del PAV. Aggrediti l'onorevole Amorese e l'assessore Guidi di Fratelli d'Italia, rabbia e intimidazioni. Manutenzione permanente della costa per i problemi di disequilibrio, ho presentato il progetto. Fivizzano, 880.000 euro da Gaia per la messa in sicurezza dell'acquedotto. 10 borse di studio per le studentesse universitarie della provincia iscritte a materie scientifiche. Pranzo d'amore in carcere questa mattina, il pranzo di Natale tra i detenuti. A tutti buonasera, benvenuti ad una nuova edizione del telegiornale di Antenna 3. Lo avete sentito dai titoli, è stato richiesto il ritiro del PAV, il piano attuativo dell'arenile e dei viali a mare del comune di Massa, da parte del sindaco Persiani. La decisione sarebbe stata presa a causa del troppo clamore mediatico. Il Consiglio Comunale tuttavia non asseconda la richiesta. I dettagli nel servizio d'apertura di Rossella Barattini. Troppo clamore mediatico, questa è la motivazione data dal sindaco di Massa, Francesco Persiani, che ha chiesto così di ritirare il piano attuativo degli arenili dei viali a mare nel corso del Consiglio Comunale odierno. Un piano molto discusso durante le ultime settimane. Il Consiglio Comunale, tuttavia, ha deciso di non assecondare il sindaco e di procedere così con il voto del piano. Buonasera, su disposizione del sindaco, atteso il clamore mediatico suscitato dalla complessità della pratica, con la presente comunico ritiro della proposta numero 94, Piano attuativo degli arenili e dei viali a mare, PAV, adozione posta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di stasera 20 dicembre 2022. Un atto di cui era stata richiesta la revisione anche di forze di maggioranza, Fratelli d'Italia e Forza Italia, le quali ne avevano contestato alcuni aspetti. Osservazioni pervenute anche dall'Associazione dei Balneari e da Confesercenti. La Lega invece aveva chiesto il rinvio della votazione. Nel mirino la presunta inadeguatezza del piano, equilibrio delle spiagge libere, occupazione e mancata considerazione dell'erosione. C'è chi pensa che la richiesta del ritiro sia stata fatta a causa della frattura all'interno della maggioranza. C'è chi crede invece che la richiesta sia pervenuta a causa dell'inadeguatezza stessa del piano. Allora, a me non è che mi abbia colto di sorpresa il fatto che lei sia entrato in consiglio con la notizia del ritiro dell'atto, anche perché lo ritira non tanto per il clamore mediatico, ma perché ha cozzato enormemente contro la frattura dentro la maggioranza, cioè ora mi sembra evidente e mi sembra impossibile continuare a dire che siete coesi. Sono contenta che lo ritiri? No, perché io volevo votare contro a questo piano e metterci una pietra tombale sopra e dire, inviare un messaggio chiaro che questo piano dell'arenile non è adeguato. Non ci piace e ha tante evidenze, tantissime problematiche. In seguito alla discussione avvenuta in Consiglio Comunale riguardo al PAV, il sindaco Francesco Persiani ha voluto replicare con le sue motivazioni. Ascoltiamo. Ringrazio il fatto che comunque si sia tenuta una discussione in sede di comunicazioni di ritiro della pratica. Ritiro della pratica che avete già capito, no? Dai primi passaggi questa sera c'è chi vi promette che vi toglierà la Bolkestein e comunque il tema non ci interessa perché in questo piano attuativo non si parlava assolutamente di questo fatto. C'è qualcuno invece che vi contesta di avere le spiagge e volevo togliere tutte. C'è chi dice di aver letto il piano e magari non ha letto neanche una riga. Quindi io mi sono posto un problema e ci ho riflettuto a lungo. Prima di tutto è stato portato in Consiglio Comunale questa sera il piano attuativo perché due commissioni, una prevalente e una subordinata, di consiglieri comunali hanno letto ed esaminato per 4 mesi, da agosto, settembre, ottobre, novembre, questo piano attuativo. Hanno passato tante ore a leggerlo. Hanno chiesto tante volte il parere dei progettisti,
hanno sollevato tante obiezioni, però voi non vi hanno mai chiamato i consiglieri comunali. Potevano farlo, anche i consiglieri comunali hanno il potere di fare l'audizione, l'hanno fatte tantissime in questi 4 anni, a voi non vi hanno chiamato però. No, io parlo dei consiglieri comunali, non sto parlando dell'amministrazione. L'amministrazione ha prodotto un atto. Poi, Presidente, scusi, io chiedo... Per favore, al pubblico, d'ordine. Silenzio, ascoltiamo il sindaco. La democrazia vuol dire che noi abbiamo ascoltato in silenzio e poi abbiamo detto gli altri. Chiedo di essere ascoltato anch'io. Grazie. Quindi, le commissioni non hanno ritenuto a loro volta i consiglieri che oggi criticano l'amministrazione... Per favore... Se, scusate, per favore con Francesco, siete intervenuti tutti e nessuno vi ha interrotto, per cortesia fate finire il sindaco, per favore con Francesco, si accomodi, con Francesco, per favore, con Francesco. No, dai. Stiamo leggendo ora in commissione a tiro. Allora, non siamo dentro un bar a giocare a carte, per favore, si accomodi, in silenzio, e faccia finire il sindaco. Se, anche se ci sono divergenze di idee, qua siamo nella sala allora, della città, del popolo, ed è il momento più democratico questo qua, quando si votano i consigli comunali. Quindi, prima di tutto rispetto per le persone, personale e anche politico e istituzionale. Va bene, allora il sindaco ha il diritto di terminare come avete terminato voi. Prego. Ho capito, eventualmente se qualcuno poi lo ritiene opportuno, domani quando è il momento potrà intervenire per rispondere al sindaco. Perché non siamo nel dibattito, allora qua non siamo, scusate, non siamo nel dibattito della pratica, perché nella pratica non ci siamo ancora entrati, siamo ancora nella seconda fase del Consiglio Comunale, che sono le comunicazioni del sindaco. Quindi voi vi dovete esprimere sulle comunicazioni del sindaco. Ah, è comunicato, no. Può intervenire per dirlo, può intervenire. Io l'ho specificato che la mail è arrivata dal capo gabinetto per conto del sindaco. Ve l'ho detto allora, per una questione di chiarezza. Allora comunico al consigliere Berti, che lui non ha parlato, che la pratica viene ritirata, e ho spiegato perché. Perché la complessità della pratica è quello che è emerso sulla stampa, il clamore mediatico, non nel senso negativo, nel senso che è emerso una non comprensione dell'atto, anziché mandare tutto a scatafascio, quindi perdere definitivamente questo atto, l'ho ritirato per poterci riconfrontare, come avevo fatto incontrando i balneari quando ci siamo incontrati e ci hanno... quindi questo è il motivo del tiro. Aggrediti e minacciati ieri sera a Massa due esponenti di Fratelli d'Italia, il parlamentare Alessandro Amorese e l'assessore ai lavori pubblici Marco Guidi. Amorese racconta: insieme ad altri amici di Fratelli d'Italia stavo festeggiando con la sezione provinciale di Massa l'inizio delle feste natalizie. Nella pizzeria è arrivato un gruppo di persone, alcuni sono rimasti fuori, mentre altri sono entrati e hanno ordinato una pizza da asporto. Al momento di pagare hanno dato al proprietario del locale meno dell'importo dovuto, gridando poi che il resto lo avrebbero pagato i fascisti, rivolgendosi a noi. A quel punto è nata una discussione accesa e si è persino arrivati alle mani, anche se per fortuna non ci sono state conseguenze gravi. In tanti anni di militanza politica ho assistito ad intimidazioni ben più serie, afferma l'onorevole, ma è il contesto che comunque preoccupa. Nelle ultime settimane si sono ripetuti atti di vandalismo ai danni della sede locale di Fratelli d'Italia. Poi ieri è arrivata anche l'aggressione verbale e fisica. Il messaggio mi sembra chiaro: al di là dell'entità delle minacce c'è la volontà di alzare il livello dello scontro, continua Amorese. Tra l'altro gli è stato lanciato addosso un volantino che adesso vi mostriamo nella foto.
Nel testo si leggono insulti al governo e si parla della miccia che fa esplodere la rabbia. Questo tipo di intimidazioni è inaccettabile e deve essere condannato da tutti, anche dalla sinistra, altrimenti questo silenzio rischia di trasformare in complici chi lo pratica, così commenta l'onorevole Amorese. Su Cava Fornace stiamo assistendo ad uno spettacolo tragico con la politica locale che sta tirando fuori il peggio di sé. Parte così la nota del Comitato dei Cittadini per la chiusura di Cava Fornace. Come ha spiegato il Comitato a Montignoso, il PD e tutti gli altri partiti che compongono la maggioranza tacciono, facendo parlare solo il sindaco Gianni Lorenzetti, con affermazioni sulla marmettola che contraddicono quanto affermato in campagna elettorale e nei mesi scorsi sulla prossima chiusura della discarica. Sempre secondo il Comitato, il PD di Massa vuole proteggere le produzioni di vino locali e crede che riempiendo Cava Fornace si possa risolvere il problema del comparto lapideo, scaricando la soluzione su altre comunità, quella di Montignoso e Pietrasanta. Il PD di Pietrasanta invece non dice più nulla. Il Comitato ha ancora una volta invitato l'assessore regionale Monia Monni e i tecnici regionali ad un sopralluogo per capire cosa stia succedendo. Manutenzione permanente della costa per risolvere i problemi di disequilibrio. Questo progetto è stato presentato dal sindaco di Forte dei Marmi, dal sindaco di Massa e dal capo di gabinetto di Pietrasanta durante l'incontro con il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale. Manutenzione ordinaria e permanente della costa per risolvere i problemi di disequilibrio nel segmento che va da Marina di Massa fino al pontile di Marina di Pietrasanta. È questo il possibile progetto presentato dal sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Mursi, dal sindaco di Massa, Francesco Persiani, e dal capo di gabinetto di Pietrasanta, Filippo Bianchi, durante l'incontro col presidente dell'autorità del sistema portuale del Mar Ligure Orientale, Mario Sommariva. Come hanno spiegato i tre, Sommariva ha espresso grande apertura e disponibilità verso un progetto che vede il porto di Marina di Carrara come ente competente a partecipare ed investire con proprie risorse di personale finanziarie in attività di manutenzione della costa attuata mediante riporto all'indietro di masse di sabbia che le correnti marine spostano continuamente da Marina di Massa verso Marina di Pietrasanta. Un'azione questa di ambito locale che, riguardando solo un comparto, intende essere integrativa e complementare a quella su scala più ampia che la Regione ha presentato in questi giorni, consistente in un piano di maxi ripacimento sul litorale massese con un investimento di 9 milioni che prevede il prelevamento di 100.000 metri cubi di sabbia dall'imbucatura del porto di Viareggio, oltre ad altri materiali, ghiaia da cava e ancora sabbia, per raggiungere in tutto un volume di ripacimento da 130.000 metri cubi. Ringrazio per la fiducia il commissario provinciale Emanuele Ricciardi. Cercherò di guidare il partito con concretezza per arrivare nel migliore dei modi alle elezioni di primavera. Parte così la prima dichiarazione ufficiale del nuovo delegato comunale di Forza Italia a Massa, Pier Giuseppe Cagetti. Il nuovo delegato ha rilasciato una dichiarazione in merito all'ex coordinatore comunale Domenico Piedimonte. Come ha spiegato Cagetti, Piedimonte ascolta altri mondi e altri gruppi che cercano di indebolire gli attuali vertici di Forza Italia. Quando si fa parte di un movimento politico lo si sostiene al netto di chi lo guidi, ha concluso Cagetti. Si può fare una critica costruttiva interna, ma non sparare a zero sui giornali come fa Piedimonte. Nuovi investimenti da parte di Gaia a Fivizzano, 880.000 euro per la razionalizzazione e la messa in sicurezza del sistema acquedottistico. Sentiamo Alice Spadoni. Oltre 880.000 euro per rinnovare la rete acquedottistica del comune di Fivizzano. È questo l'intervento previsto da Gaia per il secondo lotto di una serie di interventi finalizzati alla razionalizzazione e messa in sicurezza del sistema acquedottistico del comprensorio della Lunigiana, in un'area compresa tra i comuni di Aulla e Fivizzano. In particolare, in questa seconda parte di progettazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Gaia, si prevede di operare sulla rete acquedottistica tra il serbatoio Colecchia e il serbatoio Cavanon, entrambi nel comune di Fivizzano.
Il primo lotto dei lavori ad oggi è in fase di esecuzione. Sono in corso i lavori sulla rete acquedottistica tra il campo Pozzi di Sericciolo nel comune di Aulla e il serbatoio Chiolecca Alto a Fivizzano. Tali opere sono parzialmente finanziate coi fondi stanziati per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e fanno parte del più ampio intervento denominato Masterplan Acquedotto Lunigiana, che mira a ottimizzare le risorse disponibili e quindi mitigare gli effetti della siccità sull'approvvigionamento degli acquedotti e sulla sicurezza della fornitura. Nello specifico, il secondo lotto andrà a completare la condotta premente tra i serbatoi Sericciolo e Cavanon, attualmente posata fino al serbatoio Colecchia, e contestualmente verrà sostituita l'attuale condotta di adazione tra Canon e Colecchia, ormai vetusta e ammalorata, per un totale di oltre 2 km di nuove tubazioni. Al fine di ottimizzare l'investimento, si rinnoveranno anche le distribuzioni di Prato Lungo e Frati per circa 1 km, fino all'intersezione con le tubazioni esistenti sulla strada comunale presso il santuario della Madonna dei Colli. È in programma, infine, anche il rifacimento del sistema di tubazioni in serbatoio di Colecchia e Cavanon. Si è aperta con un minuto di silenzio in memoria di Marian Simulescu, l'operaio edile di 46 anni morto ieri mentre era al lavoro in un cantiere a Marina di Massa, la cerimonia a Palazzo Civico di Carrara per l'inaugurazione dell'albero della sicurezza di Anmil. La sede provinciale dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro, con il contributo del Comune e la collaborazione di Baker Hughes, ANCE e la SFS, Ente Unico Scuole Edile CPT della provincia di Massa Carrara, ha allestito un albero dal grande valore simbolico. Secondo il disegno dell'artista Francesco Sbolzani, che ha donato l'idea progettuale alla fondazione ANMIL Sosteniamoli Subito, in città sono stati fissati ad un pannello edile 34 caschi da cantiere gialli, rossi e neri per ricordare i terribili numeri che ogni anno fanno registrare gli infortuni sul lavoro nel nostro paese. 10 borse di studio da 1000 euro messe a disposizione della provincia di Massa Carrara per altrettante studentesse universitarie iscritte a materie scientifiche. L'iniziativa rientra nel progetto OSO, Io sono io, finalizzato a sensibilizzare sulla parità di genere. Sono 10 le borse di studio da 1000 euro ciascuna che la provincia di Massa Carrara mette a disposizione di altrettante studentesse universitarie iscritte al primo anno di uno dei corsi di laurea di Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica e residenti domiciliate all'interno del territorio provinciale. L'iniziativa rientra tra una delle due misure previste dal progetto OSO Io sono io, che l'ente di Palazzo Ducale aveva presentato a seguito di un avviso della Regione Toscana, ottenendo un finanziamento legato al Fondo Sociale Europeo di 60.368 euro da destinare a due interventi. Un primo finalizzato a sensibilizzare sulla parità di genere e sul contrasto alla violenza di genere nel contesto scolastico del territorio provinciale. E un secondo per rimuovere la partecipazione egualitaria alla vita sociale incentivando lo studio delle materie scientifiche. L'avviso pubblico relativo alle 10 borse di studio è stato approvato in questi giorni ed è disponibile con tutta la modulistica sul sito internet della provincia. Tra i requisiti richiesti, oltre a quello della residenza o del domicilio all'interno del territorio provinciale, occorre aver superato almeno un esame entro il 31 maggio 2023. Per questo motivo le domande andranno presentate nella fascia temporale che va dal 1 aprile alle 12 del 15 giugno 2023. La graduatoria si baserà sull'ISEE attribuendo un punteggio più alto a ISEE più bassi. Approvata dal Parco delle Alpi Apuane l'offerta didattica ed educativa per l'anno scolastico 2022-2023 al progetto, il Parco ha destinato 25.000 euro. Il Parco delle Alpi Apuane ha approvato l'offerta didattica ed educativa per l'anno scolastico 2022-2023. È rivolta alle scuole di infanzia della primaria e secondaria di primo e secondo grado, che potranno fruire di contributi presentando progetti sul tema studiare il parco per un uso durevole delle sue risorse. Scelto con l'intento di declinare nella realtà locale il titolo dell'anno internazionale in corso di svolgimento. Il riferimento in questo caso è al tema mondiale di celebrazione fino al 30 giugno, specificatamente dedicato dall'ONU alle scienze di base per lo sviluppo sostenibile, tenuto conto del loro alto valore per l'umanità. L'offerta del parco si articola in quattro diverse tipologie.
Percorsi dentro e fuori i musei, dele nel parco, con cui si mettono a disposizione percorsi di approfondimento interno ed esterno in ogni struttura museale dell'area protetta. Percorsi del vivere il parco, attività volta a far vivere l'ambiente nelle strutture che il parco ha certificato e segnalato per le loro scelte ecocompatibili. Il parco nel quaderno, concorso Giuseppe Nardini, secondo cui le scuole dovranno descrivere un itinerario naturalistico all'interno dell'area protetta e contigua, potendolo corredare ed illustrare con immagini, disegni, interviste, poesie e quanto la creatività suggerisce. Infine, Faccio Parco, concorso Alfredo Lazzari, che ha l'obiettivo di coinvolgere gli istituti scolastici nell'elaborazione di idee concrete e proposte fattibili per attuare iniziative di conoscenza e valorizzazione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. All'offerta 2022-2023 il parco ha destinato un importo totale di 25.000 euro. Le scuole dovranno presentare la loro manifestazione di interesse unicamente all'indirizzo di posta certificata dall'ente parco parcoalpiapuane@pec.it entro le 12 di venerdì 13 gennaio. La Lega di Massa lancia il progetto Cittadino Attivo 2023, un vero e proprio concorso di idee aperto a tutti i cittadini che abbiano voglia di creare un'idea, proporre iniziative ludico-ricreative in ambito sportivo, culturale, artistico o musicale, oppure rivolte al sociale, alla disabilità o al volontariato. L'intenzione è quella di dare spazio al cittadino e renderlo attivo nella programmazione futura della città. Le proposte potranno essere presentate dal 9 gennaio fino alle 23.59 del 20 febbraio per via telematica alla mail cittadinoattivo23@gmail.com, corredati di dettagliata descrizione, tempistica e costo. Una commissione mista composta da studenti, lavoratori e semplici cittadini valuterà le proposte, selezionando le 10 migliori entro inizio marzo 2023, per poi individuare le due più interessanti e inoltrarle all'amministrazione comunale, che ne valuterà la fattibilità. Questa mattina si è tenuta nella casa di reclusione di Massa il pranzo d'amore, grazie al movimento Rinnovamento nello Spirito Santo, un pranzo di Natale che ha fatto vivere la magia della festa a tutti i detenuti. Il servizio e le interviste. Siamo qui questa mattina e porto ovviamente la vicinanza delle comunità che rappresento, sia quelle del sindaco di Montignoso ma anche quello di presidente della provincia, perché noi dobbiamo ovviamente combattere fortemente quella che è l'indifferenza, è la conoscenza di quelli che sono i luoghi di sofferenza, i luoghi anche dove ci sono coloro che hanno sbagliato nei confronti delle comunità, che stanno pagando la loro pena, ma non per questo significa non riconoscerli, abbandonarli, non considerarli, e credo che la giornata come quelle di oggi, devo dire che riconciliano davvero anche i propri sentimenti e i propri affetti, e quindi oggi sono qui molto volentieri con la vicinanza a coloro che soffrono di più. Grazie al movimento dello Spirito Santo, nel rinnovamento dello Spirito Santo, siamo oggi qui nella casa di reclusione di Massa a partecipare al pranzo d'amore, un pranzo che vuole essere solidarietà, vuole essere vicinanza, vuole essere un momento di fratellanza con delle persone che naturalmente hanno bisogno di essere considerate, di essere tenute in qualche modo nella loro dignità, vicini a tutta la comunità. Ed ecco per questo anche la presenza mia, del Presidente della Provincia, di Sua Eccellenza il Vescovo, è importante, perché rappresenta la vicinanza delle istituzioni della città a questo mondo particolare che sappiamo vivere, insomma, una realtà difficile. Naturalmente il ringraziamento va alla direttrice Maria Cristina Bigi, va al comandante del corpo, comandante commissario Amalia Cucca, a tutto il personale sia della Polizia Penitenziaria, sia il personale dei docenti, degli educatori, degli psicologi, tutti coloro che ogni giorno veramente lavorano perché questa casa di reclusione possa veramente essere una delle più apprezzate in Italia. E poi, che dire, anche un ringraziamento ai volontari e ai cuochi che oggi ci potranno deliziare con delle ottime pietanze. È un momento di fratellanza, di vicinanza in occasione del Santo Natale. E l'occasione che ho anche in questo momento è quella di augurare naturalmente a tutti coloro che ci ascoltano, che ci seguono, un meraviglioso, un sereno Santo Natale.
Sono molto contento di essere qua oggi, grazie anche all'impegno del Rinnovamento nello Spirito che ha organizzato tutto questo, ma anche della direttrice, della comandante delle guardie. È un segno importante per la città, sia per chi è dentro qua carcerato, ma sia anche per chi è fuori, in modo che questi due mondi, pur essendo separati, però non si sentano esclusi chi è qua dentro e indifferenti chi è fuori, proprio perché ci sia comunque una relazione, uno scambio e una conoscenza reciproca che credo ci voglia e fa bene a tutti, sia a chi è fuori ma soprattutto a chi è dentro. Giornata di festa, una giornata particolarmente importante per i detenuti, soprattutto per coloro che non potranno ricongiungersi con le loro famiglie nel periodo natalizio, magari fruendo di un permesso premio. È una giornata importante per l'istituto perché noi ci teniamo particolarmente a festeggiare il Natale e a dare un messaggio di speranza alla popolazione detenuta, perché la pena è un momento della vita, per quanto lunga, però l'ordinamento penitenziario offre delle possibilità e facendo un buon percorso si può ricominciare a fare una vita dignitosa. Oggi per noi Sonora è un appuntamento importantissimo, siamo già venuti nel 2018 e crediamo che un augurio di Natale anche alle persone che sono meno fortunate di noi e che stanno pagando ciò che magari hanno sbagliato nella vita, ma sono comunque persone normalissime come noi e siamo davvero molto felici di rendere omaggio a loro. Siamo qua per fare quello che la vocazione, perché qui si parla sempre di vocazione, ci ha chiamato a fare, appunto vocati, perché siamo qua per portare un po' d'allegria, un po' di simpatia, un po' di spensieratezza, qualcosa che qui diciamo è necessaria, perché ci sono situazioni, pressioni e cose che insomma, io purtroppo ho esperienza anche con mio fratello che ha avuto questa esperienza, quindi sono molto vicino a questi ragazzi e li chiamo fratelli sempre, quindi ricordatevi che tutti gli altri, come dico sempre io, gli altri sono il nostro plurale. Quindi buon Natale a tutti. A Natale fate un regalo speciale, donate. È l'appello lanciato da Avis a tutti i toscani dal momento che la carenza di sangue non va in vacanza. Fate un regalo speciale, donate in vista del Natale. I centri di raccolta non vanno in vacanza. È l'appello lanciato da Avis a tutti i toscani. Come ha spiegato Claudio a Firenze, presidente di Avis Toscana, è un gesto di solidarietà rivolto a tutti. Il sangue è indispensabile per la realizzazione di farmaci plasmoderivati, per effettuare gli interventi chirurgici programmati, le terapie oncologiche, come supporto alle malattie degenerative e le attività dell'emergenza urgenza, di cui ogni cittadino un giorno potrebbe aver bisogno. Di sangue e di emocomponenti c'è sempre bisogno, ogni momento dell'anno, perché la salute non può aspettare, ha continuato il presidente. Per questo è importante dare il proprio contributo periodicamente. È un dono che facciamo agli altri, ma anche a noi stessi. Il fabbisogno toscano, stimato dal Centro Nazionale Sangue per il 2022, è di oltre 160.000 donazioni di sangue intero e quasi 64.000 kg di plasma, ottenibili da poco più di 30.000 donazioni. Ma c'è carenza, da qui l'invito a Natale fa un regalo per tutti, dona il sangue. Se sei già donatore, si può prenotare la donazione contattando la sede Avis più vicina. Se non lo si è o si vuole diventare, si possono trovare informazioni e recapiti sul sito www.avistoscana.it nella sezione Diventa donatore. C'è un po' di pubblicità, ma poi torneremo per parlare degli appuntamenti culturali e musicali dei prossimi giorni. Restart? No, grazie. Si è
Siete alla ricerca di idee regalo per queste feste? Benvenuti da MB Garden! Piante, lanterne, centrotavola, cesti e le nuovissime confezioni regalo, in cui puoi abbinare eccellenze del territorio come olio, vino e la tua pianta preferita. MB Garden, via Aurelia Ovest, Massa. Sempre un Natale speciale! E attenzione! Nel pomeriggio di domenica 18, animazione di Radio Bruno per farci gli auguri in musica! Perché Natale, quando arriva, arriva! General Auto di Siciliano, una garanzia da oltre 50 anni. La più grande realtà della provincia che nella sua sede di Montramito vanta di una vasta gamma di modelli in pronta consegna a seconda delle tue esigenze. General Auto ha anche un vasto parco di vetture usate multibrand, selezionate e accuratamente garantite. Compriamo anche il tuo usato. General Auto è anche officina specializzata, magazzino ricambi e centro di revisione autorizzate. Ogni cosa al posto giusto. Aiutaci a migliorare l'ambiente. L'utente, dotato di tessera che conferisce i rifiuti alle isole ecologiche, deve adottare delle piccole accortezze. Recandoci all'isola per conferire il multimateriale, possiamo tranquillamente inserire i rifiuti sfusi, riducendo così il rischio che sacchi troppo voluminosi producano l'effetto tappo sulla bocchetta della torretta. Anzi, prendiamo la buona abitudine di dotarci di una sporta riutilizzabile per conferire il rifiuto. Quando conferiamo il multimateriale nei sacchi, ricordiamoci di ridurne il volume. Infatti, sacchi troppo voluminosi potrebbero ostruire la bocchetta di immissione presente nella torretta. Conteniamo il volume. Non hai la tessera? Richiedila! Ritira la tua tessera per l'apertura delle isole alla sede ASMIU in via dei Limoni. ASMIU, l'azienda per l'igiene ambientale del Comune di Massa. E tu, Veronica, vuoi prendere in sposo il qui presente Armando? Assolutamente sì! Ma perché? Perché? Perché lui sa fare tutto. Con le attrezzature noleggiate da Italnolo, ha trasformato la nostra casa in una reggia. Italnolo! Tutto il bello del fare. Al termine della vita avremo cura dell'ultimo viaggio, con esperienza, dignità e rispetto. Onoranze funebri salvatori. 340-188-6511. A Massa, via Democrazia e via del Cimitero a Mirteto. Mi fa molto piacere riprendere la rubrica Un quarto d'ora con il sindaco. Vi aspetto dopo il telegiornale di Antenna 3 per rispondere a tante vostre domande. Il concerto di Natale per i pazienti dell'oncologia Apuana è stato donato ieri dall'orchestra swing di Nico Gori,
clarinettista di fama internazionale. Sono stati eseguiti grandi classici del repertorio natalizio, arrangiati in chiave blues da Nico Gori e tratti dall'album The Tented is Coming to Town. I partecipanti sono stati avvolti dalla musica della band e dalle voci di Michela Lombardi e Mattia Donati. Questa sera alle 21 l'Associazione Leonardo, angolo artistico-culturale di Borgo del Ponte a Massa, organizza un evento di solidarietà a favore dell'Associazione Emergenza Sorrisi Onlus, che compie missioni sanitarie in 23 paesi del mondo per operare bambini affetti da labbro leporino, labio palatoschisi, ustioni e traumi di guerra. Sarà ospite Stefano Antonelli, anestesista rianimatore della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio presso l'Ospedale del Cuore di Massa, che fa parte di questa associazione. Durante la serata sarà possibile assistere alle performance delle attrici Alessandra Berti e Antonella Ianuale e dell'attore Leonardo Brilla, oltre ad altre numerose sorprese. Presente all'incontro Barbara Molinari, responsabile libri, letteratura ed eventi di Leonardo. Domani mattina dalle 10 alle 12 al Castello Terrarossa di Licciananardi si terrà l'evento finale del progetto L'Universo, servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili. Il progetto è la terza esperienza di coprogettazione territoriale promossa e finanziata dalla Regione Toscana con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Vede protagonisti insieme alla Società della Salute della Lunigiana, un gruppo composito di realtà che mette a disposizione diverse competenze sul tema dell'inserimento lavorativo di fasce deboli della popolazione. La finalità è stata l'inserimento lavorativo sperimentale, con lo strumento del tirocinio mirato all'inclusione sociale, di 15 persone all'interno di altrettante aziende, cooperative e istituzioni del territorio della Lunigiana. Questa mattina si è tenuto a Palazzo Civico a Carrara il tradizionale scambio di auguri con i dipendenti comunali, con la partecipazione della Filarmonica Giuseppe Verdi, diretta dal maestro Sergio Bologna. Ho voluto ringraziare personalmente tutte le donne e gli uomini che lavorano in comune per l'impegno e la dedizione che mettono quotidianamente per far sì che le complesse attività comunali vadano avanti, ha commentato il sindaco Serena Righi. Sono arrivata solo da pochi mesi, ma sono stati comunque sufficienti perché mi rendessi conto di quanto lavoro ci sia dietro a tutto quello che Palazzo Civico fa per i cittadini e per la città. Nuove iniziative per il Natale a Carrara. Domani alle 16.30 Fiabe dal Mondo per bambini dai 6 ai 10 anni nella Casa del Grillo Parlante in biblioteca a Carrara con i volontari lettori della Biblioteca Civica. Giovedì 22 alle 16.30 ci sarà una parata itinerante nel centro storico di Carrara dal titolo La Carica dei 101. A Marina, in piazza Menconi, ci saranno gli artisti di strada del Circo Ribalta in collaborazione con Confesercenti. Venerdì 23 a Carrara sul palco della musica in piazza Gramsci con inizio alle 17 il concerto Avis con la partecipazione del coro Joyful Singers di Leonardo Orsogna, Monica Granai, Graziella Curtraro, Alessia Andrei, Manu Lei e Chiara Venturi e del coro di Older Tower Choir. Alle 16 in piazza Menconi a Marina, la performance della Klaxon Beauty dedicata a Mary Poppins, Peter Pan e Cenerentola. Dalle 16 spettacolo itinerante con i Fire Phantom, trampolieri luminosi e giocolieri in collaborazione con Confesercenti. E siamo arrivati alla rubrica del calendario dell'Avvento. Ilaria Borghini ci fa scoprire tutte le sere fino a Natale le caselle misteriose con tante curiosità. Sentiamo. Le campane. Tra i simboli del Natale più importanti, che proprio non possono mancare tra le decorazioni di casa, ci sono le campane di Natale. Sono un simbolo che rientra nella tradizione e richiamano alla mente la festa e la gioia per la nascita di Gesù. Fin dall'antichità sono oggetti carichi di significati simbolici di natura spirituale, i cui rintocchi fendono l'aria, esortando alla meditazione, al raccoglimento, alla preghiera. È intorno al 400 che nacque il legame tra il suono delle campane e il Natale, richiamando i fedeli in chiesa con i suoi rintocchi.
Ecco perché per tradizione la notte di Natale risuonano per le strade di tutti i paesini e delle città in qualsiasi parte del mondo. Non un semplice suono, ma un vero e proprio messaggio di speranza, di gioia e di pace. Quella delle campane di Natale è una tradizione che non si lega solo alla sfera religiosa. Qual è il suono che accompagna l'arrivo di Babbo Natale? Ovviamente quello delle tantissime campanelle attaccate alla sua slitta. Insomma, non è proprio possibile immaginare un Natale senza campanelle. Ed ecco che sono molti ad appenderla all'albero di Natale, proprio per ricordare la loro importanza e per portare un po' di ritmo e di melodia anche tra i vari rami. Bellissime anche posizionate sul tavolo, sul camino, incorporate in una ghirlanda o appese alla porta di casa per risuonare ogni qualvolta qualcuno si appresta ad entrare. E ce ne sono di tutti i tipi, di legno, di vetro, color oro, rosso e argento. Conoscete un suono più dolce e magico di quello delle campanelle natalizie? È questo il modo perfetto per accogliere il Natale in casa e per festeggiare con incantevoli note. Proseguono i concerti del Liceo Musicale Palma di Massa per il periodo natalizio nell'ambito del progetto Il Natale del Palma. Dopo il successo delle prime giornate, i concerti si spostano nella città di Carrara. Domani si terrà una lunga giornata di musica alla Sala Garibaldi. Dal mattino fino a sera, allievi e docenti saranno al lavoro negli spazi cittadini con incontri aperti e performance che culmineranno con il concerto di Natale previsto per le 21. Si esibiranno l'ensemble di percussioni, l'orchestra di archi, l'orchestra di fiati e il coro. Il concerto è a ingresso libero. E c'è un primo appuntamento domani a Pietrasanta con i concerti del maestro Igor Reichelson, rassegna musicale dedicata al celebre pianista e compositore russo e organizzata con il patrocinio del comune. Alle 19.30 nello spazio ex Marmi di Via Sauro, la violinista Ekaterina Astashova e Eka Quartet presenteranno quartetto in concerto. Una nuova occasione per apprezzare le melodie dell'Equa Quartet sarà lo String Quarter Concert, il programma giovedì 29 dicembre alle 18 presso l'atrio del Palazzo Comunale. Come per il primo incontro, le sinfonie riprenderanno i contributi dei più grandi compositori nazionali e internazionali, regalando al pubblico uno spettacolo ricco di fascino. E si aprono le porte del centro di socializzazione handicap di Quercia di Aulla, gestito dalla Società della Salute della Lunigiana. Questo è il messaggio arrivato ieri pomeriggio dalla festa in occasione della presentazione del calendario 2023 del centro. Ad aprire il cuore ci hanno pensato i 12 ospiti che sono i protagonisti delle foto che compongono il calendario, i quali hanno preso la parola esprimendo le proprie emozioni. Poi è stato presentato un video con tutte le riprese del lavoro fatto con gli operatori, dove emerge il bel rapporto con il borgo di Quercia e la sua gente. Cambiamo argomento e parliamo dei tecnici del settore opere pubbliche del Comune di Carrara che stanno eseguendo in questi giorni sopralluoghi nella sede di Viale 20 Settembre del Museo Civico del Marmo per poter redigere il progetto relativo ad alcuni lavori di manutenzione straordinaria che riguarderanno in particolare la copertura del tetto. Tutte queste operazioni hanno richiesto la chiusura temporanea del museo. E giovedì 22 dicembre saranno effettuati i lavori sulla rete dell'acquedotto servente il Comune di Carrara. Dalle 8 alle 17 verrà sospesa l'erogazione dell'acqua potabile in via Fiorino, via Molina, viale 20 settembre nel tratto del civico 182 al civico 216. Insieme diamo uno sguardo al tempo previsto per domani con la grafica di Meteo Quane. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per mercoledì 21 dicembre. Nuvolosità intensa, temperature stazionarie, venti moderati, mare mosso. Giovedì 22, cielo nuvoloso, temperature in rialzo, venti deboli o moderati, mare da mosso a poco mosso. Tendenza nei giorni successivi. Cielo nuvoloso con piogge, temperature in aumento, venti deboli o moderati, mare poco mosso. Per aggiornamenti consultare il sito www.meteoapuane.it.
meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo. Non ci sono altre notizie per questa sera. Grazie per aver seguito la nostra informazione. Buona serata a tutti e appuntamento domani. Arrivederci.